Amici dell'Orienteering, benvenuti a questo nuovo grande appuntamento di sport. Dopo i campionati mondiali master di Sestriere, la 5 giorni degli Appennini, ci prepariamo al trofeo delle regioni. Atleti da tutta Italia, c'è chi è arrivato in aereo, in treno, in pullman. Noi abbiamo scelto di sbarcare via mare e alle nostre spalle potete ammirare un bellissimo castello svevo. Tutti contro il Trentino, campione uscente, ma la rappresentativa più numerosa è quella del Veneto. Adesso, dopo aver attraccato, scopriremo le meraviglie dell'entroterra, le montagne, il Parco del Pollino e Saracena. Beh, sembra incredibile, ma siamo in pieno campo gara qui nella piana di mezzo di Masistro e questi sono alcuni degli ostacoli extra che i concorrenti troveranno. Allora, Emiliano Corona, forestale, oggi tutta la tua classe per riuscire a primeggiare qui in Calabria. Sì, oggi è andata bene, ho tirato dall'inizio alla fine, anche se non c'erano molti dei miei avversari che affronto ogni domenica, però sono soddisfatto, insomma. Sei un trentino che gareggia con i colori del Veneto, ma abita in Emilia-Romagna. L'anno prossimo ti vedremo con un'altra casacca. Sì, è un miscuglio assurdo, anch'io non riesco bene a identificarmi se vengo da una parte o dall'altra. È difficile anche indossare una casacca pensando di essere di un'altra regione, magari, però si fa, insomma, il mio lavoro faccio volentieri. Maria Novella Sbaraglia, prima della V21, Lazio in forze ridotte, però un successo di qualità oggi. Sì, anche se il percorso era molto impegnativo, duro, però alla fine siamo venuti qua per giocarcela, io ce l'ho messa tutta, molto, molto bello, e alla fine ho vinto. Questa vittoria ti rilancia anche a livello nazionale? Speriamo, diciamo, ad essere sincera, dobbiamo aspettare di vedere tra due settimane cosa succede ai campioni italiani. Io intanto ho ricominciato la preparazione, quindi spero di sì, però poi non è detta l'ultima parola, vediamo. Amici dell'Orienteering, siamo nella bolgia della Calabria, una grande battaglia oggi qui, il Trentino, l'Aquila Trentina ne è uscita pare sconfitta. Aaron, com'è andata? È andata come doveva andare, quindi come previsto, insomma. Cioè? Fra i giovani ce la giochiamo domani e il resto è loro. Allora, sostiene che i loro giovani sono più forti, com'è invece la realtà? No, a livello giovanile siamo arrivati alla pari tutti e due e quest'anno siamo prime per la prima volta per pochi punti. E quindi ce la giochiamo domani tutti. L'appuntamento allora è per domani, scopriremo se saranno le Aquile Trentine o i Leoni che si mangeranno l'Aquila. A domani!